Un caro saluto a tutti i nostri radio web ascoltatori da parte di Luigi Pasculli. Siamo nell'immediato post partita di Roma-Spal, partita valevole per la nona giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Altra inaspettata battuta di arresto da parte della Roma, dopo che si era riusciti a ottenere quattro vittorie consecutive in campionato. Una sconfitta totalmente inaspettata, visto che i pronostici erano totalmente a favore della squadra giallorossa, che giusto appunto avevamo detto veniva da quattro vittorie consecutive, mentre la Spal di Semplici, pur giocando bene, aveva ottenuto 0 punti negli ultimi quattro match di campionato. La Roma sembrava aver iniziato decisamente bene la partita, fraseggi stretti, aperture, era una squadra in fiducia. Tant'è che nel primo tempo, fino poi all'episodio che ha portato al calcio di rigore per la Spal, i ferraresi non avevano mai oltrepassato la tre quarti campo, comunque non si erano mai resi pericolosi. Però, su una disattenzione di Nzonzi Cristante, con una palla che si è aperta sulla sinistra, Marcano e Pellegrini non hanno chiuso a dovere, e poi quest'ultimo ha fatto un fallo che sì, era al limite del calcio di rigore, ma non era così plateale, discutibile. Quindi l'arbitro ha segnato questo calcio di rigore trasformato a Petagna, e da lì la partita è cambiata totalmente, perché la Roma, invece che organizzare una reazione ed eravamo al 38esimo minuto del primo tempo, ha smesso completamente di esserci, sia con la testa che con le gambe. Infatti, a parte una grossa occasione mancata da Dzeko nel secondo tempo e la traversa di Pellegrini con un tiro dalla distanza miracolosamente deviato da Vanja Milinkovic-Savic in calcio d'angolo, la Roma non ha creato grossi pericoli. Difesa ballerina, centrocampo assolutamente sottotono, gli stessi attaccanti, Dzeko in testa, completamente svagati. Al 78esimo minuto la Spalla è addirittura rimasta in 10 per l'espulsione di Milinkovic-Savic, del portiere, ma nonostante la superiorità numerica, la Roma non è riuscita a creare assolutamente niente. Di Francesco ha optato per alcuni cambi, inserendo dapprima Pastore e poi Ante Cioric, ma la situazione non è cambiata. La Roma non giocava mai diciamo con aperture sulle fasce laterali, non c'erano dei movimenti senza palla, si creava solamente densità in mezzo al campo, cercando una giocata miracolosa. Non c'è stato più un senso logico in quello che la squadra giallorossa riusciva a compiere in campo. Così la partita è andata via in maniera molto, molto misera negli ultimi minuti. In tutto questo, naturalmente, è giusto sottolineare come la Spal nel secondo tempo aveva anche trovato la via del 2-0 proprio su un calcio d'angolo con il colpo di testa di Bonifazi. Ma comunque il filo conduttore dei 70 minuti, a parte i primi 20, è stata una Roma completamente svagata, che non riusciva a costruire un minimo di gioco. E ora il problema è capire quale Roma dobbiamo attenderci martedì in Champions contro il CSKA Mosca, in una partita decisiva quasi da dentro fuori. Perché è vero che la Roma veniva da quattro vittorie consecutive, ma all'interno di queste quattro vittorie c'erano state prestazioni e prestazioni. Quella col Frosinone lasciava il tempo che trova proprio per la nettissima superiorità da parte della Roma. Quella con la Lazio aveva infuso molta fiducia nell'ambiente romanista, anche se poi la prestazione non era stata esaltante di per sé, come non era stata esaltante la vittoria ottenuta ad Empoli nell'ultima partita prima della sosta, proprio perché sul risultato di 1-0 l'Empoli ha avuto le sue occasioni, anche un calcio di rigore non trasformato da Ciccio Caputo. E quindi ora bisogna andare avanti, bisogna chiaramente guardare al futuro con una certa preoccupazione, perché comunque il calendario nelle prossime due partite ci mette di fronte a due avversari in trasferta decisamente ostici, il Napoli e la Fiorentina.
E la Roma non può permettersi di lasciare punti per strada, ma il discorso che bisogna fare ora è un altro, capire qual è la vera dimensione della Roma. Tutti parlavano un po' di una Roma che finalmente si era ripresa, aveva ritrovato il bandolo della matassa, chiaramente anche favorita da un calendario favorevole. Che però non è riuscita a completare vincendo oggi contro la Spal. Però c'è da dire qual è la vera dimensione della Roma? Questa è la domanda da doversi fare. È una Roma, onestamente, diventa anche difficile dirlo per quanto siamo tifosi, ma bisogna essere onesti intellettualmente. È una Roma da quinto o sesto posto. Ha perso contro quella che doveva essere la sua diretta concorrente per il quarto posto, il Milan, la Juventus, il Napoli, ma anche l'Inter in questo momento sono superiori alla squadra giallorossa sia come valori tecnici ma soprattutto a livello di personalità. A questa Roma manca totalmente la personalità nel momento in cui non sono in campo i due senatori De Rossi e Kolarov, che sono gli unici ad infondere una certa tigna a livello mentale a questa squadra. Viene a mancare una delle prerogative principali di quando si gioca a pallone, perché è vero avere una buona tecnica di base per giocare a pallone, ma i cosiddetti attributi sono poi fondamentali per riuscire a tirar fuori quel quid in più nel momento in cui le partite sembrano incanalarsi in un certo modo. E nella Roma questo cambio di passo non lo si vede praticamente mai o quasi. Ci sono grandi giocatori dal punto di vista tecnico, uno tra questi è Dzeko, che però poi nel momento in cui c'è da andare a fare la cosiddetta lotta si perde nel marasma generale. Si è delusi, è inutile negarlo, perché purtroppo almeno oggi pensavamo di poter passare un fine settimana tranquillo. Roma Spal era la partita ideale per fare i 3 punti e poi pensare di potersi concentrare sulla Champions. Questo non è stato. Inutile adesso cominciare a parlare di quelli che potranno essere i progetti futuri, perché bisogna guardare al presente. Io credo che questa sarà una stagione difficile sotto tanti punti di vista, perché purtroppo assisteremo molto spesso a partite in cui si alterneranno stati d'animo differenti e situazioni differenti dal punto di vista proprio tecnico-tattico. Tradotto, vedremo spesso una Roma deprimente, vedremo alcune volte una Roma che ci stupirà, probabilmente anche nelle partite più difficili, proprio perché una delle prerogative principali di questa squadra è sempre stata quella di riuscire a tirare fuori il meglio nei momenti di difficoltà o comunque contro avversari di cabotaggio superiore. Quante volte abbiamo pensato che la Roma potesse vincere facilmente delle partite e invece è andata incontro a figure misere? Beh, purtroppo oggi ne è stata la netta conferma, ed è difficile da digerire, perché poi questi sono cominciano a essere troppi i punti che peseranno al termine del campionato per quello che riguarda la volata al quarto posto, che dovrebbe essere il nostro obiettivo principale. Pareggiare in casa col Chievo, perdere in casa contro la Spal, perdere a Bologna quando tutti o quasi pensavano che questa squadra in queste 3 partite potesse fare quantomeno 7 punti, ma anche 9, diventa difficile da digerire. Io oggi, come tifoso giallorosso, sono profondamente amareggiato, e per la sconfitta inaspettata, ma soprattutto perché è vero, si può andare sotto nel risultato, ma bisogna avere una reazione d'orgoglio, tirare fuori gli attributi. La Roma nei 90 minuti non ha mai dimostrato nulla di tutto questo. Questo fa male, veramente male. Detto questo, purtroppo, ora dobbiamo mettere da parte il campionato e pensare alla Champions League. Speriamo, insomma, di recuperare quanti più giocatori possibili per la Champions contro la CSKA di Mosca, soprattutto. Ripeto, De Rossi e Kolarov, che sono due cardini di questa squadra, ed è fondamentale che anche Manolas si ripiazzi al centro del reparto arretrato. Un piccolo inciso prima di chiudere: vorrei dire che comunque
Forse sono stati sopravvalutati alcuni elementi della rosa. Oggi abbiamo visto chiaramente che Fazio e Marcano assieme fanno una fatica bestiale a giocare. Ed è necessario che la Roma intervenga proprio lì, acquistando un centrale di difesa forte, magari anche giovane di prospettiva. Sono tanti, troppi anni che la Roma non fa un investimento al centro della retroguardia, dove pure aveva dei grandi giocatori, ed è stato depauperato un certo valore tecnico. Perché poi negli anni abbiamo assistito a tutta una serie di cessioni importanti proprio in quel reparto difensivo: Marquinhos, Romagnoli, Benatia, Rudiger, tanti giocatori comunque giovani e di valore. Almeno uno di questi oggi avrebbe fatto maledettamente comodo alla Roma, senza dimenticare che comunque a questa squadra manca un vero regista di centrocampo, un metronomo, qualcuno che riesca ad organizzare la manovra e che nei momenti di difficoltà riesca a capire, ad avere il termometro della squadra. Purtroppo né Nzonzi, né De Rossi, né tantomeno Cristante, che vive un momento di difficoltà non tutto suo, riescono a fare questo tipo di lavoro. E poi è necessario comunque avere un attaccante esterno che riesca a spaccare le partite. Under è bravo, ma è giovane, acerbo, l'abbiamo visto anche oggi, è partito bene, ma poi nel secondo tempo, o comunque anche nella seconda parte del primo tempo, si è perso. Kluivert anche è un ragazzo interessante, ma bisogna lasciargli il tempo a questi giocatori di maturare. Perotti purtroppo vive da un paio di stagioni tra alti e bassi e tra una serie di problemi muscolari infiniti che ne stanno minando le certezze, e quindi gli interventi che dovrebbero essere fatti su questa rosa sono tanti, però insomma magari ci penseremo più là a gennaio quando riaprirà il calciomercato. Detto questo, con la morte nel cuore per la sconfitta di questo pomeriggio contro la Spal, speriamo di riprenderci. Animo, tifosi giallorossi, un caro saluto da parte di Luigi Pesculli. Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web.